Gentili ascoltatori, buonasera, sono le 23.30 in studio Massimo Bonella per un aggiornamento delle notizie qui a Radio Science TV. Dunque, ci è appena giunta una notizia di un vero e proprio tornado, un po' come quello che si era abbattuto nella riviera del Brenta qualche anno fa. Un violento tornado, dicevo, che ha colpito la zona di Caserta. Siamo intorno alle 19 di questa sera, ci sono parecchi danni. Praticamente automobili sbattute, roulotte rovesciate, si parla di parecchi danni ai tetti, balconi delle case. Dunque, per quanto riguarda la situazione delle persone, che poi è quella che è più importante, si parla al momento di una quindicina di feriti, di cui alcuni in condizioni gravi. Vediamo di capire un attimo dalla rete, abbiamo cercato un po' di raccogliere delle notizie tra Lanza.it, poi anche in altre fonti. Dunque, da come si è capito, una tromba d'aria che assomiglia proprio a un tornado ha investito i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta con danni e super lavoro per i vigili del fuoco. La pioggia e il vento forte si sono abbattuti in particolare su San Nicola, la strada San Marco Evangelista, Marcianise, Sant'Ammaro, creando enormi problemi alla circolazione. Anche sulla A1, un autocarro senza conducente a bordo si è, pensate, ribaltato nell'area di servizio di San Nicola, la strada, mentre sei roulotte letteralmente volate da un rimessaggio ubicato all'esterno dell'autostrada e si sono schiantate nei pressi del casello di Caserta Sud, con pezzi di lamiera ricaduti sulla carreggiata autostradale. Alcune auto sono state colpite, una persona ferita. La sede stradale è stata poi liberata dai detriti sia in direzione nord che verso Napoli. La tromba d'aria ha abbattuto alberi, pali della pubblica illuminazione e segnali stradali, cartelloni pubblicitari, insegne di esercizi commerciali, come quella di un fast food a San Nicola, la strada che si è abbattuta su alcune auto vuote. Se infatti voi andate sul sito di ansa.it, trovate proprio questa foto e vi dà, insomma, l'idea della potenza di questo tornado. Qui si parla anche di tromba d'aria, insomma, più che tromba d'aria sembra un tornado. Dunque, ricordiamo, ecco, questa forte ed improvvisa ondata di maltempo con il tornado ha colpito la zona di Caserta questa sera intorno alle 19. Si contano circa una quindicina di feriti. Dunque, vediamo un po' le previsioni, cosa si prevede per le prossime ore. Dunque, si attende un peggioramento del tempo, in modo particolare al centro-nord, mentre nel sud del paese si registrano temperature ancora primaverili. Anche qui si prevede però un abbassamento delle temperature e l'arrivo di probabili piogge. In Toscana si registravano rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla linea regionale Chiusi-Firenze. Sull'autostrada 1 o Autosole, tra i caselli di Incisa Firenze Sud, una caduta di massi ha investito la carreggiata vicino alla galleria Pruschetto. Il livello del Po è cresciuto di 2 metri. A Venezia, acqua alta a 119 centimetri, prevista giovedì una nuova intensa perturbazione al centro-nord con forti piogge e temporali. Insomma, quindi un continuo maltempo, potremmo dire un maltempo in non stop. Ecco. Allora è tutto per il momento, alle 23.35 scattate in questo momento, qui da RST Informa, in studio Massimo Bonella, grazie per l'attenzione. Naturalmente nei prossimi giorni, se ci saranno delle situazioni abbastanza, diciamo così, difficili, interverremo con dei flash informativi di RST Informa. Grazie per aver seguito, linea ora alla regia.